La chiesa di Santa Maria Maddalena di Casal Borgone ospita tra maggio e agosto una colonia riproduttiva di chirotteri e qui recentemente si è svolta una serata divulgativa proprio sui pipistrelli. Allora, nella chiesa di Casal Borgone ogni anno si raduna da fine maggio una colonia riproduttiva di Vespertilio smarginato, una specie di pipistrelli di grande interesse conservazionistico, una specie che preda insetti come le mosche, in particolare va a predare nelle stalle, libera il bestiame da insetti che sono molesti e possono causare anche danni economicamente rilevanti agli allevamenti. I pipistrelli, dicevo, arrivano in questa chiesa, sono femmine, partoriscono prevalentemente nel mese di giugno, poi nel giro di 4 settimane, grazie all'allattamento, il loro piccolo raggiunge quasi la taglia adulta e in breve comincia a uscire dal sito riproduttivo. Le femmine che nascono nell'edificio tornano poi a partorire in questo stesso edificio. Nella chiesa si poneva un problema di compatibilizzazione fra la presenza dei pipistrelli e la fruizione antropica di questo edificio. I pipistrelli entravano all'interno della chiesa, sporcavano e andavano a insediarsi in posizioni che non erano proprio l'ottimale per avere una fruizione congiunta da parte delle persone e dei pipistrelli. È stato fatto un lavoro in cui si è dedicato ai pipistrelli un vano dove loro potevano stare tranquilli e non interferire con le esigenze antropiche. I pipistrelli hanno dovuto imparare a utilizzare un accesso diverso per andare e venire dalla chiesa. Gliel'abbiamo un po' insegnato con delle lezioni serali in cui temporaneamente chiudevamo il vecchio accesso e li obbligavamo a passare da quello nuovo. E così i piccoli a loro volta hanno imparato seguendo le madri e dal prossimo anno non dovrebbero esserci più problemi di compatibilizzazione. Per cui avremo un bene ambientale, perché le colonie di questa specie sono rare, in Piemonte ne conosciamo una quindicina, non di più, all'interno di un edificio che è patrimonio culturale. È chiaro che questa vicinanza fra pipistrelli e uomo richiede attenzione. Noi abbiamo disposizioni di stretta tutela dei pipistrelli che ci derivano dalle normative nazionali e internazionali, però abbiamo anche bisogno, laddove queste colonie sono presenti, di risolvere le eventuali conflittualità che possono generarsi e sono sempre risolvibili. Tutto questo viene fatto a beneficio delle generazioni presenti e future per conservare specie che altrimenti rischierebbero l'estinzione. La città metropolitana di Torino in questo senso è all'avanguardia perché offre ai cittadini un servizio di consulenza, di supporto per risolvere, come dicevo prima, quelle piccole conflittualità che possono generarsi per la presenza dei pipistrelli e nel contempo garantire a queste specie che devono essere particolarmente protette ai sensi di legge la tutela che le normative prevedono. Noi abbiamo avuto per un lungo periodo un rapporto con i cittadini che ci rivolgevano alla città metropolitana per avere informazioni e supporto sulla presenza dei pipistrelli e gli atteggiamenti vanno da una fobia generalizzata inspiegabile a una serie di remore all'avvicinare questi animali che appaiono brutti nell'immaginario ma in realtà nessuno li vede mai veramente da vicino, a leggende metropolitane che sono trasversali in tutta Europa, tipo quella che si attaccano i capelli, magari noi riuscissimo a studiare i pipistrelli sfruttando il fatto che si attaccano i capelli, non ci riusciamo perché sono abilissimi volatori e ci scansano con un'abilità eccezionale. I pipistrelli sono una parte molto rilevante della
complessiva biodiversità dei mammiferi proprio sul pianeta, sono oltre 1400 specie, in Italia ne abbiamo almeno 35 e 28 sono note per il Piemonte e la Valle d'Aosta, quindi sono, diciamo, dei soggetti interessanti dal punto di vista naturalistico e sono animali estremamente affascinanti per la loro biologia abbastanza complessa, poco conosciuti, quindi l'approccio che ha il largo pubblico verso i pipistrelli in genere è un po' di diffidenza e timore, in realtà quando gli si avvicina si scopre un mondo favoloso e sono anche utilissimi dal punto di vista della nostra convivenza, sono in grado di fornire dei servizi ecosistemici eccezionali. I pipistrelli che vivono per esempio negli edifici utilizzano dei piccoli spazi che noi non utilizziamo, in genere quelli più tranquilli e nascosti, e in qualche modo ci pagano l'affitto, essendo grandissimi divoratori di insetti. Quando gli insetti pullulano, i pipistrelli sono in grado di concentrarsi sulla specie più numerosa e quindi ci liberano anche dal punto di vista numerico di alcuni insetti fastidiosi.